C'avito un culo grosso a cussi. A cussi c'avito culo a cussi. Come si fa? Come si fa? Stavamo per gustare il primo pareggio. Ma potevamo usare anche qualcosa in più, potevamo sperare qualcosa in più, ma non ho fatto tutti i conti, ma c'avito un culo a cussi. Così. Non ci posso pensare. Sigla e poi parliamo. Con calma, con calma. Con un uomo capire un attimo a camomilla, poi torna e con calma, con calma. Buon salve a tutti ragazzi, buon salve a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video per commentare un'altra giornata del fantacalcio degli youtuber. Questa volta affrontavamo il Winnie Decimo Meridio, squadra di Gladiatore Giallorosso e Luca Mastrangelo. Ma prima di continuare vi invito ad andare in descrizione che c'è il link di Fantamaster, l'applicazione con cui collaboriamo, quindi in descrizione sta tutto il link eccetera. Dunque, c'avito un culo a cussi, lo ripropongo ancora, c'avito un culo a cussi. Io non ci posso pensare, io tutta la notte non ho dormito perché col pensiero fisico, ma come cazzo hanno fatto, ma hanno un culo a cussi, ma come si fa? Io ancora devo realizzare perché abbiamo fatto una partita, il Tettera mi ha fatto una grande partita con gli attributi. E vabbè, comunque andiamo a commentare. Come sempre vi faccio un pochino più di qua e metto la formazione, ma non so se vi è oscuro e poi man mano che vi dico i giocatori faccio, ma vabbè, poi vedrò nell'editing. Dunque, partiamo da noi. Abbiamo fatto una partita degna di nota. Dunque, in porta Meret non ha giocato e quindi è subentrato Gabriel contro la Roma. A fine primo tempo Kun che mi domanda: senti, ma secondo te mo la Roma quanti gol farà? Io sono stato zitto, io dentro di me, ma speriamo che non subisce un cazzo. Nel secondo tempo paro rigore a Kolarov e fa una bella partita, insomma ha preso 7. Poi gol subito, più parata 9. No, insomma, per un portiere del Lecce contro la Roma è un ottimo punteggio. Difesa, abbiamo messo una difesa a 3 con Kolarov, De Silvestri e Anna. Kolarov, come ho detto prima, ha sbagliato il rigore, quindi 5,5 complessivamente, meno il rigore 2,5. De Silvestri non ha giocato e quindi è subentrato Laxalt, 5,5 da subentrato. Poi Aina, anche lui 5,5. Il Torino fa una partita buona, una partita di merda, abbiamo rischiato e stiamo rischiando. Poi centrocampo a 4 e abbiamo fatto un centrocampo contro coglioni, ok? Centrocampo con Verdi, Tonali, Castrovilli, che è un ottimo acquisto, e Berenguer. Dunque, Verdi 6,5 più l'assist 7,5, Tonali 6,5 più l'assist 7,5 anche lui, Castrovilli ha segnato, quindi 7 più 3, 10. Non ha giocato Berenguer e quindi è subentrato Bennacer. Io che ha preso 4,5 meno la munizione 4. E io questo pensavo, vorrei che Kiss ci ha guaiato la giornata, vorrei che ci ha guaiato la giornata, lo fanno a calcio. Ma è lampante, cazzo, il Milan che perde in casa con la Fiorentina, tutti in Milan giocano una merda, pochissimi giocatori dovevano essere presi dal Milan, ma Bennacer no, vabbè che ha fatto, ne abbiamo fatto un piccolo errore, io ho già storto un po' il naso all'acquisto di Bennacer perché non mi piaceva, ma comunque diamogli fiducia. L'abbiamo messo in panchina e ha preso il voto che ha preso. Poi in attacco Balotelli, Barotti e Nestorowski, che hanno preso rispettivamente 7 più 3, 10 che ha segnato, Belotti 6,5 più 3, 9,5 e Nestorowski, l'unica nota dolente, 6 meno la munizione 5,5. Insomma, per una formazione come questa abbiamo fatto 76,5, 2 gol,
vabbè, 76 e mezzo, cioè abbiamo fatto una bella partita. Va bene, abbiamo una formazione discutibile, non l'abbiamo costruita a dovere perché c'era poco tempo per organizzarci, eccetera, eccetera, eccetera. Però abbiamo fatto assist, gol, rigore parato. Vabbè, se lo parava su Zeko sarebbe stato meglio, ma comunque 76 e mezzo, un ottimo voto. Invece loro, quindi decimo meriglio, in porta avevano Buffon, 6 e mezzo, niente, non è successo niente. Poi difesa 4, D'Ambrosio, Romagnoli, Milenkovic e Di Lorenzo. Sono stati tutti normali, tutto serio, tutti sei. Quindi qua subentra un'altra volta contro di noi il moltiplicatore, il coso della difesa, i punteggi della difesa, un punto. Nada voto. Dopo Sequels anche Granatore e Ivan Strangelo il coso di difesa. Bene! E la prima inculata, vabbè, si sapeva. Poi centrocampo a 4, hanno fatto un 4-4-2 con Luis Alberto, Pjanic, Pugar e Candreva. Luis Alberto ha fatto l'assist, ci sta in casa contro il Genoa, quindi 6 e mezzo più l'assist 7 e mezzo. Pjanic ha segnato, bocca chi che viva, ha segnato. L'anno scorso ha segnato poco o nulla, mentre quest'anno prime 6 partite, sì, 6 giornate, già 2 gol, vabbè. E ha preso 7 più 3, 10. Pulgar ha segnato anche lui, quindi 6 e mezzo più 3, 9 e mezzo. E Candreva, partita normale da 6. In attacco. Avevano Higuain e Piontek. Piontek ha avviato 5 e mezzo. E chi va a subentrare Higuain? Noi, senza Higuain, senza guardare chi sarebbe subentrato, stavamo pareggiando, se non addirittura vincendo, ma non lo so, matematica, eccetera, eccetera. Non mi sono fatti i conti in testa, perché non mi interessa solo il risultato finale. Chi va a subentrare Higuain? Un attaccante che è entrato negli ultimi 12 minuti della partita e ha segnato il gol della vittoria. Roberto Inglese è trasuto, ha segnato e sciangoiata giornata. 7 più 3, 10. E hanno fatto un punteggio totale di 80. Quindi 3 a 2 per loro. Ci hanno inguaiato, proprio una cosa incredibile la giornata, che avevamo la vittoria proprio quasi in punto. Vittorio pareggio, me lo fotto. Un bel punto in mano. E invece vanno ancora più in classifica. Andiamo a leggere gli altri risultati. Con Chiavo Veronica che pareggia 2-2 con Mazzotin, poi Sex Symbol che pareggiano con la Patatonia per 2-2 come Chiavo Veronica e Mazzotin. Poi l'SS Fazio vince contro il 3-0 contro gli ultimi, per 3-0 contro gli ultimi, quindi fanno cadere un po' sul dal trono gli ultimi, che stanno un po' facendo i grandi eccezionali. E poi abbiamo perso noi per 3-2 contro i 15 meridio. Andiamo a vedere la classifica. La classifica che vede l'SS Fazio a 8 punti, quindi l'SS Fazio vince questo primo, chiamiamolo così, scontro diretto. Gli ultimi a 7 punti, Sex Symbol a 6 punti, Mazzotin e Chiavo Veronica in decimo meriglio a 5, la Patatonia a 4 e noi Tettenham a 1. Potevamo fare qualche punto in più, potevamo fare una rosa migliore, però che non gioca Higuain e poi subentra Inglese, questa è sfiga. Questa non è bravura, voglio, questa è sfiga. Cioè, fino all'altro ieri Inglese stava morto, aveva problemi fisici, lo convoca, lo fa entrare negli ultimi 10 minuti e 6. Questa è sfiga. Questa è sfiga. Io non ci posso mettere, questa è sfiga. Ma che... Beh, noi non molliamo. Noi assolutamente non molliamo, perché abbiamo un'ottima squadra a centrocampo e in attacco. In difesa potevamo fare qualcosina in più. In porta potevamo anche lì fare qualcosina in più, però Gabriel ha parato un rigore, quindi qualche soddisfazione personale me la sono presa. Pazienza. Voi fatemi sapere, come sempre, qual è il giocatore che vi ha fatto bestemmiare e chi vi ha fatto gioire.
Noi ci vediamo domani alle 2 con il pre-partita. Oggi doveva uscire il pronostico, però voglio FIFA 20 sta inguaiata. L'ho aggiornato, ma le rose non sono aggiornate e quindi manco oggi il pronostico non esce, scusatemi tanto. E vabbè, voglio un like per supportarmi e per supportarci, per tifarci. Il Tetram non può essere ultimo, non può essere sempre circondato dalla spiga. Prima o poi porteremo i 3 punti a casa, ne sono sicuro. Sparam. Vabbè, ci vediamo domani come sempre. Forza Napoli, forza Tetram, ciao a io.